Buongiorno a tutti, oggi siamo nel cantiere della scuola Marzabotto che vedete alle mie spalle. È l'intervento più imponente che abbiamo sul nostro bilancio, anche perché ha un costo di 7.800.000 euro, risorse finanziate in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per 1.300.000 euro di compartecipazione finanziaria da parte del nostro comune di Sesto San Giovanni. Questo è un altro edificio che paga troppi anni di inesistente manutenzione che hanno reso la scuola non più a norme, non più sicura per i nostri figli. Quali sono gli obiettivi specifici di questo progetto? Prima di tutto rendere la scuola sicura dal punto di vista strutturale e al tempo stesso rendere gli ambienti più confortevoli e funzionali. I lavori prevedono la riqualificazione complessiva dell'edificio, il miglioramento sismico, statico, impiantistico, elettrico, l'antincendio, l'illuminotecnico e quello meccanico. Nello stesso tempo procediamo con i lavori di adeguamento dell'esterno, con il rifacimento dei serramenti e l'efficientamento energetico grazie al posizionamento sulle superfici di pannelli isolanti in lana di roccia. L'intervento è iniziato a settembre del 2023, è partito dalla palestra con i scavi che sono arrivati fino alle fondamenta per rinforzare i pilastri e i plinti fino al tetto. In questi giorni sono in corso le lavorazioni sulla scuola per portare alla luce le strutture che devono essere ancora rinforzate e rendere la scuola antisismica. Lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi è pari al 10%, abbiamo in programma di arrivare al 30% entro dicembre del 2024, la consegna dei lavori è prevista per marzo 2026, quindi per settembre del 26 i nostri ragazzi del quartiere ritorneranno nella scuola Marzabotto che sarà completamente ristrutturata, ma soprattutto sarà sicura per i nostri ragazzi. Quindi a presto, ci vediamo al prossimo cantiere.